Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Lancio riuscito, Sentinel 2A, è in orbita. Lancio perfettamente riuscito per il satellite Sentinel 2A, la sentinella della Terra, con il lancio del Vega dal Centro Spaziale Europeo di Kourou in Guyana francese alle 3.52 ora italiana del 23 giugno, è in orbita. Con questo lancio Vega, gioiellino del Made in Italy, ha portato a destinazione il satellite Sentinel 2A, il secondo tassello del sistema di osservazione europeo Copernicus. Copernicus è un programma operativo guidato dalla Commissione Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I Sentinel Copernicus forniscono dati di telerilevamento della Terra per servizi operativi chiave per l'ambiente e la sicurezza. In poche parole, queste speciali sentinelle osservano con attenzione tutto quello che succede sulla superficie del nostro pianeta, monitorando la vegetazione, gli oceani e i campi coltivati. Lo scopo è fornire informazioni utili alla politica, ai cittadini e anche al mondo economico. Continua l'avventura di Rosetta, missione prolungata al 2016. L'Agenzia Spaziale Europea ha esteso la missione Rosetta fino al settembre 2016. In origine il termine dell'esplorazione della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko era fissato a dicembre 2015, ma lo Science Program Committee dell'ESA ha poi formalmente approvato un prolungamento della missione per altri 9 mesi. Rosetta è stata lanciata nel 2004 ed è arrivata in prossimità della cometa nell'agosto 2014. Per poi rilasciare sulla sua superficie il piccolo lander File nel novembre di quell'anno. È la prima volta che uno strumento costruito dall'uomo atterra su una cometa. I mesi in più di osservazione permetteranno agli scienziati di avere una visione totale della vita di una cometa. È una notizia splendida, commenta Matt Taylor, Rosetta Project Scientist dell'ESA. Saremo in grado di monitorare il declino dell'attività della cometa dopo il nuovo allontanamento dal Sole e potremo ancora avvicinarci alla cometa per raccogliere dati unici. Comparando i dati del prima e del dopo potremo capire meglio come si evolve una cometa durante la sua vita. Su Venere scorre la lava. La sonda Venus Express dell'ESA ha trovato tracce evidenti di attività vulcanica sul pianeta Venere. Venere, vicino di casa della Terra, è un pianeta complicato da osservare a causa della sua atmosfera molto spessa. Le osservazioni radar delle missioni passate avevano evidenziato come la superficie di Venere fosse ricoperta da vulcani e percorsa da antichi sentieri di lava. Adesso, grazie al canale infrarosso della Venus Monitoring Camera, utilizzato per mappare le emissioni sulla superficie del pianeta attraverso una finestra nell'atmosfera, gli scienziati hanno individuato dei punti luminosi che solo qualche giorno prima non erano presenti. Si tratta di 4 punti localizzati nella zona delle fratture tettoniche che per la prima volta si mostrano a diverse temperature da un giorno all'altro. Queste zone sono il risultato di una frattura del terreno, spesso associata all'emergere del magma sotto la crosta. È stato quindi scoperto come Venere sia un pianeta ancora attivo ai giorni nostri. 15enne scopre un pianeta durante uno stage all'università. Ha scoperto un nuovo pianeta durante uno stage all'università quando aveva appena 15 anni. Ora, a 2 anni di distanza, è stato ufficialmente sancito che quel corpo celeste lo ha scovato proprio lui, Tom Wagg. Si trovava all'università di Kiel in stage quando decise di analizzare un archivio che conteneva dati su possibili corpi celesti e fu lì, in mezzo a quella mole di materiale, che scoprì il pianeta fino ad allora sconosciuto, distante 1000 anni luce e grande come Giove. Il ragazzo giunse alla scoperta dopo aver analizzato oltre 1000 combinazioni di dati. Adesso, dopo le opportune verifiche scientifiche, la scoperta gli è stata attribuita e l'università ha lanciato un concorso per dare un nome al pianeta. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Arrivederci. Inviare un messaggio sicuro, inviolabile, con informazioni protette, spedendolo dalla Terra allo spazio e in ritorno grazie a un fascio di fotoni. È quello che hanno fatto i fisici dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro di Geodesia Spaziale dell'Asia a Matera. Questa è la prima comunicazione quantistica satellitare della storia. Mai prima d'ora una comunicazione che sfrutta il potere dei messaggeri della luce, i fotoni, si era spinta così là. L'informazione cifrata e nascosta ad occhi indiscreti ha percorso la distanza record di 1700 km. Di strada ne è fatta tanta, se pensiamo che il primo esperimento del genere aveva coperto appena 6 metri e mezzo.
La ricerca e gli esperimenti hanno portato non solo all'allungamento della distanza percorsa dal messaggio, ma anche all'uscita dall'atmosfera. Mai prima l'informazione cifrata aveva varcato i confini del nostro pianeta. Da Matera fino al satellite che ha ricevuto il fascio di fotoni sparato dalla stazione di telemetria laser più performante del mondo per poi rispedirlo a Terra con la sicurezza di non essere spiati. Funziona così, il messaggio viene cifrato utilizzando non dei bit ma dei quantum bit, di fatto la chiave crittografica non poggia più su elementi matematici ma su elementi quantistici. Questi proteggono l'informazione e soprattutto avvertono i soggetti che stanno comunicando tra loro se qualcuno cerca di spiarli, se qualcuno sta origliando quel dialogo privato. Con la crittografia quantistica si può comunicare in maniera intrinsecamente sicura, utilizzando essenzialmente le proprietà della luce, o meglio dei fotoni che sono i grani della luce, si può comunicare in un modo che si dice in maniera incondizionatamente sicura, nel senso che se io comunico tra due punti, se c'è qualcuno in mezzo che sta cercando di intercettare il messaggio, io me ne rendo conto. Dal punto di vista, diciamo così, classico, questo non è possibile. Cioè, se voi pensate alle fibre ottiche che sono sotto i nostri piedi, se qualcuno prende il messaggio, lo legge e lo rispedisce, noi non ce ne renderemo mai conto. Okay? La fisica classica permette, diciamo, di leggere l'informazione e di rinviarla come una macchina fotocopiatrice. Quando invece si va nel mondo quantistico, quindi quando si vanno a utilizzare queste particelle quantistiche, il mondo cambia completamente e quindi cosa succede? Che quando io vado a osservare queste particelle, non posso, la maggior parte delle volte io le perturbo, quindi ne cambio il loro stato e quindi osservando le cambio e quindi qualcun altro se ne può accorgere. Quindi questo meccanismo fisico, un meccanismo di base che non abbiamo deciso noi, è la natura che è fatta così, può essere sfruttato proprio per creare questa comunicazione in questo modo sicura. E l'idea fondamentale è che essenzialmente quello che ci si scambia non è il messaggio, ma è la chiave. Quindi anche se qualcuno sta ascoltando in mezzo, anche se prende un po' di informazione, non importa, perché tanto poi è solo una chiave che devo utilizzare in futuro. Quindi se so che quella chiave non è sicura, non la utilizzo e faccio un altro tentativo, essenzialmente. Il mondo si divide spesso tra chi cerca di nascondere un messaggio e chi cerca di decifrarlo, incrociando una ricca storia di intelligenze. I messaggi crittografati fanno parte della nostra vita quotidiana. La sicurezza nelle telecomunicazioni fa parte della sicurezza dei servizi. Talvolta, perfino noi, quando compriamo la carta di credito un prodotto in rete, ci compare la chiavetta e nascono dei codici crittografati per permettere solo a noi di fare quell'acquisto e non a qualcuno che abbia magari rubato il codice o rubato la carta. Quindi, diciamo, siamo immersi in una serie di servizi sofisticati che si basano sulla sicurezza dell'informazione. Quando qualcuno perfora un sistema informatico di una banca o di un istituto da cui dipendono dati riservati di milioni di persone, si sa che questo può provocare dei grandissimi danni economici. Ecco perché la scienza, la tecnologia della protezione del messaggio e della crittografia è molto importante e il fatto di introdurre un metodo che è intrinsecamente sicuro e non si basa su un algoritmo che può prima o poi essere decodificato è un passo avanti importante, alcuni ritengono decisivo. Lo studio tutto italiano è frutto di 12 anni di ricerche e si è guadagnato la pubblicazione sulla rivista scientifica Physical Review Letters. Il passo avanti scientifico e tecnologico è enorme e nei prossimi anni potrebbero esserci anche dei risvolti commerciali. Dall'ASI fanno sapere di essere già stati contattati da ditte che si occupano di settore spaziale e telecomunicazioni interessate alla scoperta. Ora l'obiettivo è quello di riuscire a spedire il fascio di fotoni ancora più in alto fino a raggiungere i satelliti geostazionari che assicurerebbero una comunicazione più duratura. E poi magari sostituire la fibra ottica e utilizzare in via esclusiva la comunicazione quantistica per proteggere i propri dati. L'obiettivo prossimo è estendere appunto i nostri risultati verso satelliti a distanza sempre più elevata in modo da aumentare, diciamo così, la possibilità di comunicare dati tra Terra e satellite e creare quindi un vero network di comunicazione quantistica a livello planetario. Perché nel nostro esperimento abbiamo fatto una comunicazione quantistica tra un satellite a bassa orbita e Terra. Noi vogliamo estendere fino a satelliti ad alta orbita, tipo i satelliti geostazionari, che ci permetteranno di avere, come abbiamo adesso la TV satellitare, avere una comunicazione satellitare costante, sempre presente con il satellite.